Era una partita difficile per la Juventus, che usciva perplessa e frastornata dalla sconfitta di Cagliari. La Fiorentina, in serie positiva da 9 giornate, si presentava a Torino con un impianto di gioco razionale, una serie di risultati validi e una gran voglia di fare bella figura contro i primi della classe. C'erano quindi le premesse per un incontro interessante. Così è stato. Bianconeri e Toscani hanno lottato con slancio, con manovre nitide, con piglio gagliardo. La Fiorentina ha indovinato la gara sotto il profilo tattico, schieramento folto a metà campo, stretti controlli in area, fiondate rapide delle punte. E la Juve, per lungo tratto, si è dannata invano alla ricerca del gol. Ma quando, 29esimo del secondo tempo, il gol è arrivato, per i viola non c'è stato più nulla da fare. 35esimo, centro dosato di Marchetti per Bettega, colpo di testa e palla che sfiora il montante alla destra di Superchi. 29esimo, il gol, corner di Haller, testa di Furino e doppia respinta di Superchi prima e di Scala poi. L'azione prosegue a vantaggio dei bianconeri e Haller c'entra ancora. Scattano Superchi e Bettega, ma è il bianconero che la spunta. Juventus 1, Fiorentina 0. Roberto Bettega anche oggi puntuale col gol. È stato un gol venuto così, un po' a sorpresa. Beh, a sorpresa, tutte le palle sono buone per fare gol. E questa ha avuto un po' l'aiuto della fortuna, perché se il cross di Haller non fosse stato leggermente deviato e quindi rallentato, probabilmente io non sarei riuscito ad arrivare in anticipo su Superchi. E invece è andato bene, sono riuscito ad anticiparlo, proprio a portargli via la palla dalle mani. Quest'oggi eravate piuttosto nervosi, era una vittoria che dovevate agguantare a tutti i costi. Dovevamo agguantare, nervosi. C'era la Fiorentina davanti a noi, non ha giocato certamente per favorirci o per lo spettacolo, cioè è stata lì, si è chiusa, ha aspettato e logicamente non è facile giocare contro queste squadre qua. Comunque ce l'abbiamo fatta, è quello che conta. Juve in progresso? Ma io direi che una giornata storta può capitare a tutti, quindi non bisogna parlare di Juve in progresso, la Juve è sempre quella. Può darsi che qualche giornata vada un po' meno bene, ma la Juve è sempre quella. Vi aspettano tutti a primavera? Ma anche noi aspettiamo la primavera, siamo tutti giovani, non vedo perché dovremmo avere paura della primavera, è la nostra stagione.